Non vi voglio passare sotto il sole, quindi prego, domande veloci. Sì, Posso io le porte le tre, diciamo, piazza? prego. Senta, ho visto che non ci sono i commissari del consorzio Venezia Nuova, i padroni di casa di tutta l'opera, i controllori, no? Quelli che sono stati nominati dall'ANAC per la legalità dell'opera. Non sono al tavolo vostro. Volevo capire che cosa pensate Cosa voi. significa che No, non intendevo ora stiamo sì. presidiando la legalità? Ho Qual è la visto che al domanda? tavolo non c'erano i commissari straordinari del consorzio. Volevo capire lei, il governo, che Al cosa tavolo dei pensava. relatori, diciamo, che hanno Cosa pensava parlato. di fare il Ma la governo? legalità per noi è immanente, è intrinseca, non estrinseca. Quindi non è che devono parlare per dire c'è la legalità. E questa è la sua domanda. La domanda Non era se. abbiamo, adesso non ho organizzato io, quindi colgo una nota polemica, ma per carità rispettabilissima, però dico, non è che ho organizzato io la cerimonia, questo passaggio oggi per questo test, e sicuramente se parla del ruolo dei commissari, per noi la legalità è fondamentale, anche adesso che stiamo adesso mandando in gazzetta ufficiale il decreto semplificazioni, io l'ho detto, l'Italia ha bisogno di correre, dobbiamo avere il coraggio di dirci che questa situazione non siamo in grave emergenza, in grave recessione, conoscete le stime economiche, dobbiamo correre. Per correre dobbiamo accelerare le procedure. Nel contempo però dobbiamo rafforzare i presidi di legalità, anticorruzione e i protocolli antimafia. Allora, La prego. domanda è, li tenete o no? Cioè, vengono mantenuti i commissari o no? Quelli nominati dall'ANAC, perché cioè, ci sono diversi commissari. Mi fa una domanda in dettaglio su cui forse la ministra potrà rispondere più in dettaglio. Per me, ovviamente, i presidi di legalità rimangono senz'altro. Se questa è la domanda, assolutamente. Quindi rimarranno i Gestirà l'opera. commissari al consorzio? Poi adesso i dettagli li dirà la ministra. Rispondo io, rispondo io. A chi farà capo la gestione del Mose? Quando collaudato e verrà Beh, realizzato? l'ho detto anche nel mio discorso, abbiamo creato le premesse, stiamo lavorando a una struttura in cui ovviamente tutte le autorità che hanno titolo, anche locali ovviamente, che hanno titolo per partecipare alle decisioni, prenderanno parte e saranno rappresentate. È una struttura, è una norma che è stata già predisposta, la stiamo affinando, vorremmo addirittura inserirla già in sede di conversione del decreto semplificazioni. Sarà la struttura articolata, composita, che raccogliendo le istanze di tutti presiederà alla manutenzione, al funzionamento quindi concreto e anche ovviamente all'approvvigionamento finanziario di questa struttura. Presidente, a proposito di Genova, ha detto a giorni ci sarà la revoca della concessione di autostrade, quindi è certo Allora, ho secondo lei? detto un'altra cosa, a giorni si completerà, in questi giorni, nei prossimi giorni si completerà la procedura di revoca che è in corso. Quindi ormai è noto, tanto l'avete scritto anche sui giornali, non riusciamo a mantenere i segreti, ma è giusto così, ci deve essere trasparenza anche su procedimenti molto delicati che ovviamente sono in corso. Quindi ieri c'è stato un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture in cui, diciamo così, i tecnici del governo hanno rappresentato alla controparte, confermato le ragioni per cui le loro proposte di transazione non sono accettabili. L'avevamo già detto, l'avevo detto io anche molto chiaramente, li avevamo anticipato per via orale, per le vie brevi. Ieri è stato confermato e a questo punto la procedura di revoca o arriva in estremis una proposta a cui il governo non potrà dire di no, ma non potremo dire di no perché? Perché evidentemente sarà una proposta particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica, perché noi ci occupiamo di tutelare gli interessi di tutti i cittadini italiani, alla manutenzione, alla sicurezza delle infrastrutture, agli investimenti e all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni. Non possiamo più regalare soldi a nessuno, men che meno ai privati. Quindi o arriva una proposta a cui non sapremo dire di no, perché addirittura è una proposta che ci permette di realizzare, date le condizioni attuali, nel miglior modo più efficace l'interesse pubblico, oppure si chiama procedimento di revoca. Significa che alla fine terminerà con una. Oh, prego. Presidente,
Il Mose non è finito, ha ancora parecchi problemi, oggi la giornata è calma, al contrario del 12 novembre quando c'erano onde di 3 metri e 20 e 100 all'ora. La domanda è perché il governo ha deciso oggi di fare questa play, ma corretto non è più un'inaugurazione ma un test. Ma perché oggi? Guardi, adesso la data non l'ho decisa io, abbia pazienza, dovrebbe fare la domanda a chi ha deciso oggi, però credo che i test si facciano anche in condizioni più tranquille, si faranno ulteriori test, ci sarà tutto il tempo adesso, non faccia che l'auspicio è che arrivi il mare mosso adesso, la prego. Quindi ci saranno tutte le occasioni per fare anche test in condizioni ovviamente più avverse dal punto di vista marittimo, e sicuramente andranno fatte prima, perché l'obiettivo finale cui tutti dobbiamo lavorare, io l'ho detto nel corso del mio discorso, capisco perfettamente le proteste, capisco perfettamente le sensibilità per la salvaguardia dell'ambiente, capisco perfettamente le valutazioni tecniche, ingegneristiche diverse che sono state fatte, però adesso dobbiamo invece, siamo nell'ultimo miglio, sarebbe un assurdo non lavorare tutti e non auspicare tutti che questi test funzionino. Il nostro obiettivo è tutelare Venezia dall'acqua granda, come dicono qui, non altro. Prego. Anche oggi si è parlato, in qualche modo è entrato il tema Covid. Il 31 luglio scadono i 6 mesi, no? Verranno però prolungati, diciamo, per l'emergenza. Allora, è una decisione ovviamente dobbiamo prendere collegiale in Consiglio dei Ministri. Quindi non voglio, come dire, anticipare una valutazione che dobbiamo fare con tutti i ministri. Faccio solo una riflessione anticipatoria. Lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus. Attenzione. Quindi l'eventuale proroga significa semplicemente che siamo poi nella condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali, quindi non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato di emergenza, perché se non prorogassi lo stato di emergenza non avremmo più neppure i mezzi, gli strumenti per continuare a monitorare, per poter intervenire e se del caso circoscrivere chiusura di attività in territori molto predeterminati e circoscritti. Quindi ragionevolmente non deve sorprendersi nessuno, ma prorogheremo, ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza. Presidente, d'accordo con il ripristino del magistrato alle acque? Guardi, se ne è parlato e il com'è? Dentro alla struttura faremo questo. Allora, se ne è parlato perché il governatore Zaia ha evocato questa figura che ha un passato di grande tradizione storica, credo al 1500. In realtà, vede, col magistrato alle acque si assommava la responsabilità e assommeremo la responsabilità della gestione di questa opera che è veramente molto complessa a una singola persona. Con la struttura che stiamo predisponendo invece, noi affideremo la responsabilità collegiale a tutti i soggetti che hanno titolo per partecipare a questa gestione, per lavorare alla manutenzione, per presiedere anche all'approvvigionamento finanziario di questa struttura complessa. Sarà una struttura collegiale, guardi, adesso tra un attimo, se avrete pazienza, vedrete anche fra un po', diffonderemo anche la norma e vedrete come è articolata. Presidente, quanto costerà la manutenzione del Mose? Quanto costerà la manutenzione e con che fondi sarà finanziata? Voglio dire, per quanto riguarda la manutenzione, adesso più o meno i calcoli li avete fatti anche sui giornali, insomma, voi giornalisti avete anticipati, adesso milione più, milione meno, costerà sicuramente, perché è un'opera che richiede una manutenzione che è costosa e impegnativa dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda ovviamente l'approvvigionamento finanziario, con la struttura stiamo anche predeterminando le modalità per consentire il finanziamento, ovviamente che dovrà essere costante e annuale. Scusa, per legge speciale, comune, l'ultima, com'è? La legge speciale, comune e regione, già nel comitato di novembre, mi hanno chiesto 150 milioni a testa per la salvaguardia ogni anno. Fino a questo momento il governo non ha dato risposte su queste cifre qua. Cosa pensate di fare? Soddisferete le richieste dei locali? Guardi, che il momento il governo abbia dato risposta, mi sembra che l'impegno su Venezia sia massimo, francamente. Lei è un po' ingeneroso,
Abbiamo stanziato prima 60, poi 40, siamo arrivati a oltre 100 milioni per quanto riguarda l'ultima acqua alta, per quanto riguarda finanziamenti. Abbiamo lavorato per creare le premesse per far pervenire a Venezia, far arrivare finanziamenti europei cospicui, che le ricordo sono stati già deliberati al Parlamento dalle altre istituzioni europee. Stiamo lavorando al protocollo per il fango, stiamo lavorando a questa struttura per la gestione e funzionamento del MOSE, quindi diciamo che il dossier Venezia, nessuno può dire, e trova il governo distratto, poi ognuno fa le sue valutazioni. Presidente, grazie. Ha invitato a Palazzo Chigi il centrodestra. Lo dice con tale imperio che pur avendo detto basta, non posso sottrarre. Salvini, Berlusconi e Meloni hanno deciso di rinviare, ma ci saranno delle proposte poi che verranno condivise e quando ci sarà questo incontro? Allora, se le proposte verranno condivise, lei mi chiede di fargli indovino e non lo posso dire, lo valuteremo poi alla fine dell'incontro. Che le proposte ci siano, ovviamente certo, perché a dire il vero ho già anticipato loro in via informale il piano di rilancio del governo, quello che abbiamo illustrato anche a Villa Panfilli, alle 122 sigle associative, sindacali, produttive e le tante personalità che sono venute a confrontarsi a Villa Panfilli. Adesso completerò questo passaggio anche con loro. Nel frattempo voglio anticipare e voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, gli ospiti che hanno già fatto pervenire una mole molto interessante di osservazioni, anche critiche, perché a noi servono anche le osservazioni critiche. Quindi stiamo rivedendo i progetti presentati a Villa Panfili alla luce delle osservazioni pervenute. Adesso vedremo se le forze di opposizione saranno già in condizione di dare un contributo, se si riserveranno dopo l'incontro di farlo pervenire. Però vi assicuro che veramente per il governo contano le idee, contano i progetti, la qualità, la solidità dei progetti e soprattutto conta il bene comune, l'interesse dei cittadini. Se poi per raggiungere l'interesse dei cittadini bisogna acquisire un contributo di una singola associazione, ma vi dirò, ho incontrato anche singoli cittadini, commercianti, rappresentanti, varie categorie e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Se arriva da una singola persona, da una singola associativa o dalle forze di opposizione, assolutamente, io li ringrazierò pubblicamente. Grazie. Eccoci, allora, il commissario era presente, il criterio di selezione del tavolo, come l'ha definito lei, è un criterio squisitamente istituzionale perché i commissari rappresentano un consorzio e quindi hanno parlato le istituzioni. Mi sembra una cosa tranquilla. Il tema del commissario è che il consorzio rimarrà commissariato fino a che non entrerà in vigore la norma che stiamo predisponendo in queste ore, di cui ha parlato il Presidente, che è la norma che definisce la struttura e il finanziamento della gestione non solo del MOSE ma di tutto il sistema della Laguna. Quindi fino a quando non entra in vigore quella struttura, e basteranno pochi giorni per sapere come sarà organizzata, il consorzio Venezia Nuova rimarrà commissariato. Prego. Sì. Allora, come sapete, noi abbiamo attivato presso la Direzione Generale Porti del nostro Ministero la verifica del bilancio dell'autorità portuale di Venezia e contiamo nel giro di qualche giorno di finire questa verifica e rispetto alle verifiche che faremo prenderemo le decisioni conseguenti. Tendenzialmente io prendo decisioni basandomi sui fatti e vorrei continuare a fare così. Prego. Sì, volevo chiederle che proposta vi aspettate? Diciamo che abbiamo ancora poche ore per attendere questa risposta e quindi non sono in grado di darle una risposta. Credo che ASPI sia nelle condizioni di capire e di sapere, dopo un lungo percorso che ha attraversato questi mesi, che cosa è quell'interesse pubblico che ha indicato prima il Presidente del Consiglio. Un aumento di capitale, scusi, è una soluzione che potrebbe essere praticabile? Io sono il vigilante e mi occupo solo della parte concessoria, non della parte societaria. Il sindaco Brugnaro ha ricordato che Venezia aspetta anche decisioni sulle grandi navi e appunto sul protocollo. Sì, noi prima, la settimana prima,
che partisse Covid, ahimè, quindi la settimana che si è conclusa con quel drammatico venerdì 21 febbraio, avevamo completato una riunione dove sostanzialmente avevamo finito l'indagine sulle alternative per dare seguito al nostro impegno di spostare le grandi navi dalla città. Su quelle ipotesi di quei giorni abbiamo ricominciato a lavorare un paio di settimane fa. Nel frattempo voi troverete a breve approvate le linee guida per la croceristica, quindi linee guida sulla sicurezza anti-Covid, e troverete anche approvate un paio di norme che consentono a un numero limitato di navi da crociera di fare crociere esclusivamente punto punto sui porti italiani. Quindi un'attività croceristica molto limitata rispetto alle centinaia, diciamo così, precedenti, che però vorremmo provare a continuare a proteggere per tenere preparato il mercato che dà posti di lavoro a Venezia come in altri porti, e quindi per poter continuare anche se in un tempo limitato con modalità limitate. Io l'ho ringraziato per il discorso, perché anche durante l'emergenza non ho lavorato, quindi grazie a me in capo. Adesso criticata, contestata, eccetera, si va avanti, funziona, poi vi ringrazieranno tutti, anche quelli che continuiamo a lavorare, grazie. Buona giornata.